Certo, è costo, cuore di gallo, mettersi a far Barbie. Vabbè, dai. Non ci pensiamo, dai. Signori, bentornati in un nostro nuovo video. Oggi affronteremo una delle preparazioni più difficili e temute dell'intero panorama barbecue. Stiamo ovviamente parlando della bruschetta. Eh sì, perché non è che uno arriva a prendere il pane o butta sul fuoco e fatta a bruschetta. No, innanzitutto bisogna scegliere con attenzione il tipo di pane. Secondo, bisogna ponderare bene il condimento della bruschetta. Tralasciando la classica versione con aglio, olio e sale, ammazza, ho detto bene, e nel corso degli anni ho visto diverse interpretazioni di questa ricetta. Alcune un po' più fantasiose, altre un po' più indovinate. E alcuni per esempio ci mettono sopra la salsiccia, è un ottimo risultato, ma a mio modesto modo di vedere è un pochettino pesante. E poi c'è quella con le verdure, oggi infatti prepareremo quella con il pomodoro, che è la versione che amo più di tutte. Altre sono veramente discutibili. E comunque, in ogni caso, regà, a Nutella sopra la bruschetta è un grosso no. In precedenza vi ho parlato di come sia fondamentale scegliere il pane più adatto per avere un risultato ottimale, eccezionale. Io nello specifico ho preso un filoncino di pane casareccio con una crosta bella croccante, una mollica leggera e altamente digeribile. Dopo aver parlato del pane, andiamo a presentare gli altri ingredienti di questa ricetta. Ovviamente il pomodoro, tre bei spicchioni d'aglio, olio d'oliva, pepe, sale e origano. Ingredienti semplici, li potete trovare in qualsiasi supermercato o negozi alimentari e anche abbastanza economici. Direi che ci siamo. Importante, se anche voi decidete di preparare una bruschetta al pomodoro, allora, come vedete, dopo aver tagliato il pomodoro c'è moltissima acqua, moltissimo succo sul tagliere. E onde evitare che questo succo possa togliere la croccantezza al pane bruscato, il mio consiglio è quello di prendere i pomodori, lasciarli scolare, magari aiutatevi con un colino, con qualcosa, per diversi minuti prima di condirli. Calcolate che aggiungeremo anche l'olio, quindi il liquido all'interno di questa salsa, di questa preparazione, aumenterà notevolmente. Se invece voi preferite il pane un po' più morbido, quindi siete disposti a perdere la croccantezza, fate come me, prendete i pomodori, li mettete all'interno di un recipiente e iniziate a condire. Questo è il risultato finale. Ci ho messo anche l'origano e un pochettino di aglio a pezzettini. Ora lo mettiamo in frigorifero per almeno 20-30 minuti e lo taglieremo solo 10 minuti prima di metterlo sulla nostra bruschetta. Bene, il barbecue è bello caldo. Ovviamente abbiamo settato i bruciatori al minimo perché sennò invece di fare bruschette fa una carbonella. Posizioniamo le bruschette sulla nostra griglia e la cottura avverrà tutta a coperchio aperto. Mi raccomando, prestate attenzione perché queste si bruciano con attimo. Le prime fette di pane iniziano a essere pronte. Questa è la situazione attuale. Non so se la vedete, è bella croccante, bella dorata. Ora le lasciamo su ancora pochissimi minuti, anzi, mi devo anche sbrigare a finire questa clip. E poi iniziamo a condire. Bene, ci siamo, è giunto il momento di prepararle. Prendiamo il nostro spicchietto d'aglio, mettiamolo poco, altrimenti stasera a casa non ci torniamo. Lo passiamo sulle nostre fette di pane. Un filino d'olio, così, giusto per gradire, un pochettino di sale, sempre poco di questo,
e queste sono pronte. Ora passiamo a preparare quelle col pomodoro. In questo caso non aggiungiamo nulla perché il condimento necessario sta tutto direttamente nel preparato, nella salsa, chiamatela come volete, che abbiamo fatto prima. Quindi diamo un'ulteriore giratina, prendiamo il nostro bel cucchiaio e ce la mettiamo sopra, magari la lasciamo riposare anche un paio di minuti. Ecco qua, questa la bagno perché, come vi dicevo in precedenza, a me piace un pochettino più morbida. Ecco qua, nulla di particolarmente complicato o difficile, potete farlo tranquillamente a casa. Eccolo qua. Ora passiamo alla fase dell'assaggio finale. Momento di assaggiare la nostra bruschetta, io ne ho preso un pezzettino di quella al pomodoro e ora la vado ad assaggiare. Senti come squacca, sembra quasi una fetta biscottata, veramente una bruschetta spaziale, si sentono tutti i sapori. Si sente l'origano, si sente l'aglio, si sente il sale, si sente la freschezza del pomodoro e si sente la croccantezza del pane. Veramente un ottimo risultato. Mi faccio i complimenti da solo perché è veramente buono. Anche qua, amici che voi non li vedete, ma qua intorno è pieno di persone, hanno gradito il risultato finale. Direi che arrivati a questo punto, lo sapete che dovete fare, dovete mettere like al video, vi dovete iscrivere al canale e ovviamente attivare la campanellina delle notifiche. Io adesso assaggio un pezzetto di quella normale e poi mi preparo per la prossima video di chat.